Grazie a voi. Grazie a voi. Allora, intanto cominciamo da questo componimento. Lei ha scritto moltissimo nella sua vita e ha scritto anche facendo una ricerca di suoni, una ricerca musicale molto, molto approfondita. Questo è un componimento che ispira il silenzio, che la neve, insomma, ci ispira perlomeno un'assenza di suono. Come l'ha trasformata? Gli stimoli per scrivere sulla neve sono tanti. Sono tanti perché alla neve si possono associare anche molte immagini, non tanto e non solo i suoni, ma le immagini e anche, tutto sommato, anche i suoni stessi della neve, perché anche la neve ha il suo suono. C'è la neve, come si vedrà, insomma, la neve che scricchiola, la neve che ovatta. C'è una serie proprio, e poi di fatto io mi sono ispirato un po' anche al fatto che alla neve si associano dei periodi dell'anno. Si parte da ottobre e si finisce a maggio in montagna, a volte, raramente anche in luglio. E a queste nevi si possono associare anche particolari momenti legati alla stessa cultura locale e alla popolazione. Io infatti ho preso spunto anche da questo, anche dalla stagione in cui la neve cade e i riferimenti che si possono essere con la natura stessa, gli animali in testa. Dicevamo che lei ha potuto conoscere Mario Rigoni Stern, che è il vate, diciamo, dell'altopiano e che in questo componimento proprio racconta le diversità dei modi di parlare, di dire anche solo la parola neve, di descriverla e fa riferimento ovviamente alla cultura cimbra che caratterizza tutto l'altopiano. Lei stesso nella sua ricerca musicale e in questo componimento inserisce anche questo elemento. Cosa vuol dire? Che cosa significa inserire la lingua cimbra, che sappiamo che è un tedesco antico sostanzialmente, e anche la musica, cosa conosciamo? Io sono particolarmente affezionato alla lingua cimbra perché è un po' parte delle mie radici, radici proprio di famiglia, molto, radici molto antiche, si intende. Ci sono affezionato perché c'è tutta una storia di questo popolo martoriato dalla storia sia passata che anche recente e mi ha sempre fatto, ho sempre cercato in qualche maniera di rendere omaggio a questa, chiamiamola povera gente che ha subito tanti torti e tante vicissitudini. Ed era un motivo per cui io mi trovavo spesso con Mario Rigoni Stern anche a discutere di queste cose e lui mi spiegava anche un sacco di termini, un sacco di toponimi, anche polemicamente rispetto a certe interpretazioni date da linguisti e studiosi, insomma. Ci sono affezionato, ripeto, perché è una lingua che si cerca di non far morire e io nel mio piccolo ho sempre cercato di fare in modo che quantomeno di contribuire ad evitare questa scomparsa in qualche modo, ecco, con i mezzi che mi sono più idonei, ovviamente. Ho usato moltissimo i termini cimbri come titoli, come anche titoli di pezzi sia vocali sia strumentali, sotto varie tipologie, e mi hanno sempre ispirato, anche perché sono spessissimo legati proprio a una cultura di montagna che amo molto e molto anche legati alla natura stessa, agli animali e a tutto quello che circonda l'ambito alpino.
Allora, la ricerca di questo suono sarà interessante sentirla poi nel concerto assieme all'ensemble Musagette che suonerà questa composizione ed è, siamo diciamo in ambito prettamente di musica contemporanea, anche di ricerca, ovviamente dobbiamo cercare di spiegare questa cosa molto complessa a chi magari non la conosce. Che tipo di musica? Come definirebbe la sua musica? Domanda da 100 milioni. Sì, è difficile definirsi. Ma quello che io mi auguro è che chi ascolta possa avere, perché no, delle emozioni. Questo è, non lo nego assolutamente. Che abbia delle sensazioni poi di vivere in particolari contesti, di poter immaginarsi in qualche modo certi particolari contesti che mi sono molto cari, proprio legati all'ambiente naturale, alle varie tipologie della neve, e tutti gli appassionati che vanno in montagna sanno che cosa vuol dire, sanno quale può essere la differenza fra una neve caduta ad aprile, sì, ad aprile, oppure anche rispetto ad una di quelle cadute ad ottobre, per cui ci sono molte cose che si possono immaginare, mi auguro, insomma. Poi chiaramente ci sono anche, come dicevo prima, anche riferimenti all'ambiente circostante che fanno parte della storia del territorio. Mi riferisco per esempio a citazioni di temi antichi, cimbri cantati durante le erogazioni, versi di animali e cose di questo tipo, anche i suoni del bosco, lo stesso, del legno stesso. Quindi non è che io ho cercato di esprimere programmaticamente con la musica degli ambienti, non è che ho fatto musica che possa essere considerata a tutti gli effetti descrittiva, però ispirata a un certo tipo di ambiente e soprattutto con la forza che la musica contemporanea può riuscire anche a dare con questo tipo di linguaggio, rievocando in qualche maniera questo tipo di come si può dire, di percezioni sonore che si possono avere in certi ambienti. Ecco, proprio questo mondo sonoro, legato anche a alcune cose che lei ha detto prima, fa proprio riflettere e fa sentire anche la profondità del dolore di quello che è accaduto al popolo cimbro. È un esodo, noi conosciamo molto bene l'esodo dei Giuliano Dalmati, questo dell'esodo dei cimbri e della morte del cimbro sostanzialmente dopo la seconda guerra mondiale, perché venivano considerati sostanzialmente dei nemici perché parlavano una specie di tedesco, quindi questo ha impedito di fatto che potesse essere di nuovo parlata. Adesso si tenta di recuperare, ma nel giro di pochi decenni effettivamente una cultura secolare è andata quasi sterminata, e questo probabilmente anche in questa musica così penetrante fa sentire anche questo grido di riconoscimento, no? Che cerca anche questo popolo. Beh, ci sono dei momenti effettivamente dove ci possono essere momenti particolarmente drammatici, quantomeno. Sonorità che la neve non riesce a nascondere, ecco, questo sì. Però, ad essere sincero, io mi sono soffermato più su quello che è l'elemento naturale in questo caso qua, mi sono più legato a quello che è la mia, anche il mio vissuto proprio sul posto, come frequentatore della montagna in varie stagioni e soprattutto anche nell'inverno, durante l'inverno, no? Quindi questo mi è molto caro. Poi chiaramente tutti sanno quello che è stata la storia di questa popolazione, e in questo senso però devo dire che mi sono concentrato su questi drammi, su queste vicissitudini con altri pezzi, in altri
in altri momenti, in altre... Infatti mi riferivo un po' al suo lavoro nella complessità, non solo questo. Sì, poi diciamo i testi cimbri sono anche paradossalmente quelli che si sono pervenuti, sono di una poesia e di una serenità sconcertanti, tra l'altro. Io li ho usati molto nelle composizioni vocali, anche ovviamente strumentali, ispirandomi a loro, però ecco, devo essere sincero, tutta la sofferenza provata da questo popolo nei testi che ci sono rimasti, nella tradizione sia orale e quei pochi che sono rimasti scritti, difficilmente si avverte, c'è una serenità legata forse alla al carattere proprio del popolo di montagna che sa sopportare tutte le angherie della storia. Ecco, questo mi è sempre piaciuto molto e l'ho usato spessissimo. Invece per concludere questa intervista ci vuole raccontare un po' il suo Mario Rigoni-Sterle, perché ognuno ne ha avuto una conoscenza, insomma, com'è stato il suo incontro e cosa ricorda di questo personaggio? Di Mario ho dei ricordi bellissimi, nel senso che è il nonno che io non ho mai avuto, nel senso, io non ho mai potuto conoscere i nonni diciamo i paterni, anche materni, ero troppo piccolo, loro sono morti troppo giovani, quando io ero troppo piccolo, diciamo. Ma lui mi trasmetteva un'idea di saggezza, ma anche di spirito giovane, nel senso, quando si era fra di noi e mi concedeva il suo tempo, si entrava subito in comunione ed era bellissimo sapere le storie che mi raccontava e poi anche alcune cose che gli erano successe durante la sua gioventù, cose veramente particolari, a volte che lui anche ha riportato negli stessi romanzi che ha scritto, a volte anche cose di tutti i giorni, che mi davano una dimensione proprio umana del personaggio, me lo facevano sentire molto vicino, molto, molto familiare. Con lui comunque si parlava moltissimo della sua montagna, dei suoi animali, ed era una cosa, degli alberi soprattutto, che era una cosa che ci accomunava in maniera particolare. Mi portava spesso, soprattutto quando le visite erano in una bella stagione, a fare un giro del suo boschetto intorno a casa, quel boschetto famoso che poi lo ha ispirato a scrivere Arboreto Selvatico, no? E lì mi raccontava un po' di tutto quello che c'era dietro alla tal pianta, ok, no? Tutte le derivazioni degli alberi, poi discussioni incredibili sulla storia degli alberi, la loro mitologia, cose che poi effettivamente si possono anche leggere da quello che ha scritto, però era bellissimo perché aggiungeva sempre qualcosa che non era mai stato scritto prima e mi sono sempre, tornavo a casa sempre con un miliardo di informazioni in più rispetto a quello che si poteva leggere di lui, ed è stato sempre molto gentile nei miei confronti, molto, molto affettuoso anche, pur non essendo, diciamo, un'amicizia di quelle di lunga data e di quelle legate da vi siete conosciuti proprio per la musica? Sì, nel senso che io avevo scritto un pezzo che gli avevo dedicato nei primi anni 90, un pezzo per ensemble vocale, su un testo ovviamente cimbro, e mi ha risposto, diciamo, con una lettera anche piuttosto commovente, che mi diceva di andarlo a trovare, e ci saremmo conosciuti, e da lì è nato un po' tutto il nostro bel rapporto.
Allora, dedichiamo idealmente in quest'anno del centenario della nascita a Mario Rigoni Sterna anche questo concerto che appunto sarà all'Auditorium Pollini di Padova con l'ensemble Musagette che ci racconterà la neve raccontata attraverso la musica, attraverso questo componimento. Grazie e in bocca al lupo allora. Grazie, viva il lupo, grazie a voi. Essendo in montagna. Maria Teresa Ferrari, fondatrice della Cura Sono Io, che è diventato anche uno sportello digitale su cui fare riferimento per trovare una serie di informazioni, di notizie e di servizi. Come sta andando e cosa ci si trova? Lo sportello è nato, sta lavorando. Diversi sono i pazienti oncologici che ricorrono alle varie sezioni per avere informazioni. Le sezioni sono quelle fondamentali che bisogna conoscere quando si esce da un ospedale con una diagnosi di cancro. Si è terribilmente destabilizzati e a volte non si sa veramente dove sbattere la testa. E con un clic, andando sul sito della Cura Sono Io, si può trovare l'aiuto per i diritti, i miei diritti dell'INPS, i consigli per l'estetica oncologica, conoscere i diritti del paziente, quindi una consulenza etica che è fondamentale oggi più che mai, e poi anche un problema che ci sta molto a cuore, soprattutto noi donne, cosa ne sarà dei miei capelli quando cadranno, le parrucche, i copricapi e soprattutto la possibilità di donare i capelli, questo lo possono fare, anzi invitiamo a farlo tutte le donne che hanno i capelli lunghi, per fare delle parrucche da donare alle pazienti oncologiche che ne hanno più bisogno. E poi c'è tutta una sezione legata al progettale bellezza nonostante, e c'è la bellezza che nutre, che è proprio il cuore, l'anima della Cura Sono Io. Ecco, infatti alle nostre spalle abbiamo alcuni le chiamiamo delle coccole che voi avete ideato per dare anche un po' di calore a persone che, come ha detto, si ritrovano in un momento in cui perdono ogni riferimento. Sì, noi pensiamo che sia importante partire dal nostro quotidiano. Purtroppo chi è passato da un cancro, chi lo vive come caregiver o come parente, sa quanto sono buie e grigie le sale d'attesa prima delle chemio, gli ambulatori. Quando siamo in questi spazi oncologici è veramente tutto molto pesante. E quindi noi abbiamo pensato che forse ci sarebbe bisogno di una caramella al gusto della vita da tenere sempre in tasca, c'è bisogno di un abbraccio che dobbiamo dare a noi stessi, non dobbiamo calpestare le nostre fragilità, è fondamentale, perché anche la fragilità ha una sua grazia ed è importante onorarla. Ma poi anche proprio coccole di vita, coccole che ci circondano nel quotidiano, nella nostra casa, una bag da portare sempre con noi quando andiamo a fare le visite in ospedale e tante altre cose che si possono trovare sul nostro sito. Quindi lo sportello oncologico è sì un punto di riferimento importante con professionisti e risposte anche scientifiche, ma anche un po' una famiglia a cui rivolgersi per tutte quelle domande che magari non si ha nemmeno coraggio di fare in famiglia. Sì, assolutamente. Infatti voglio ricordare che lo sportello oncologico nasce a Verona, ma in realtà possono accedere tutti, alcuni servizi sono nazionali. Ed è di supporto in questo momento agli ospedali di Verona e anche all'ULS 9 Scaligera, quindi un po' tutto il territorio veronese. Ci sono supporti psicologici, ci sono dei nutrizionisti che rispondono, delle pillole fatte dall'ULS 9, quindi insomma ci si può rivolgere direttamente, quindi viene rispettata anche la privacy della persona tramite una mail o un WhatsApp ai professionisti e chiedere ciò di cui si ha bisogno. Adesso ci sono delle novità in vista importanti perché lo sportello diventerà un'app. Sì, fortunatamente
Il nostro obiettivo sta per essere raggiunto. Noi abbiamo deciso di fare uno sportello oncologico digitale da mettere sul sito proprio perché volevamo fare in fretta, visto il Covid, visto i numeri del Covid che davano, dei malati oncologici che non facevano più le visite in ospedale, che avevano paura di entrare in ospedale e che ancora oggi questa situazione ovviamente sta tornando ed è sempre più pesante, perché in realtà questi numeri ci sono di persone che si ammalano di cancro perché fanno magari accertamenti in ritardo, e allora abbiamo pensato che lo sportello dovesse nascere in fretta. Dallo sportello adesso il passo è quello dell'app. Abbiamo raccolto i finanziamenti per partire, l'app è in elaborazione, sarà un'app unica che non esiste in questo momento a livello nazionale, perché avrà non solo tutti questi servizi ex-ospedalieri, alcuni anche clinici che vi ho citato prima che sono sul nostro sportello, ma avrà anche dei programmi studiati appositamente per poter avere un rapporto diretto medico-paziente e poter avere sempre con sé la propria cartella clinica. Che cosa significa? Significa che ogni volta che noi abbiamo un problema, tramite l'app abbiamo registrato tutto quello che è successo nell'arco della giornata e anche del giorno prima e del giorno ancora precedente, e quindi cosa abbiamo mangiato, i farmaci che abbiamo preso, magari quanto abbiamo camminato, se abbiamo fatto sport, tutto, tutta la nostra vita viene registrata in quest'app. E quindi se poi improvvisamente noi abbiamo un dolore, ci viene improvvisamente un rash cutaneo, un gonfiore, non solo possiamo fotografarlo e metterlo sull'app inviandolo direttamente al nostro medico, come fosse un WhatsApp per capirci, quindi in modo molto facile e diretto, ma possiamo anche aiutare il nostro medico a fare una diagnosi più puntuale. Si sa dalle ricerche americane, ma non solo, che le visite non hanno sempre dei effetti puntuali, proprio perché noi ci dimentichiamo di dire al nostro medico tutte le cose che sono successe tra una visita e l'altra, e questo ovviamente invalida la diagnosi e l'effetto finale. E invece sapere che cosa è successo nella nostra vita può aiutare anche la ricerca. Il rapporto con i medici e con gli ospedali quindi è fondamentale per sviluppare questo vostro progetto, che è unico in Italia. Sì, assolutamente. Abbiamo bisogno del sostegno di medici, di ospedali, di URSS, ovviamente di tutti coloro delle aziende sanitarie locali, e per poter poi anche accedere ai propri medici di riferimento. Allora vogliamo lasciare un messaggio, uno dei vostri messaggi. Abbiamo alle nostre spalle una schiera di donne unite insieme, di angeli e di protagoniste che sono qui per motivare tutte queste persone che hanno di fronte un percorso difficile. Sì, il nostro libro manifesto ha presentato le nostre muse. Quest'anno abbiamo deciso di realizzare, grazie a Valentina D'Andrea, la nostra illustratrice, una schiera di angeli umani, angeli del quotidiano, e il nostro angelo della cura sono io per eccellenza, è quello che fa andare bene le cose, ma poi è proprio importante ricordare che la cura sono io nasce perché per vivere abbiamo bisogno di noi, ma oggi la cura sono io si è allargata, è diventata la cura siamo noi insieme. La cura sono io ha già diverse collaborazioni sia con ospedali che con URSS. Sì, innanzitutto le collaborazioni veronesi, è nata a Verona, quindi abbiamo cercato subito l'appoggio degli ospedali di Verona e dell'URSS 9, che ha abbracciato questo progetto, che infatti segue tutto il territorio di Verona, è allargato a tutto il territorio, Verona e provincia. Poi abbiamo una bella collaborazione con lo IOVA Padova, infatti loro stimolano tanti pazienti e non solo a contattarci, soprattutto per mandarci i capelli e realizzare queste parrucche.
In realtà c'è sempre un collegamento con Milano, perché la Cura Sogno è nata a Milano, allo Iero, in un letto d'ospedale, proprio quando ero malata io. E, ma insomma, tante sono le collaborazioni, le regioni che ci stanno chiamando, le realtà, perché la medicina sarà sempre più digitale, va in questa direzione, e quindi il nostro lavoro è solo all'inizio. È vero che questa notizia, queste vostre idee sono arrivate oltre l'oceano, fino agli Stati Uniti? Sì, è vero. È arrivato il nostro linguaggio magico, quello di cui parlavo prima, cioè questo nostro modo di parlare di cura, di non usare mai l'aggressività, di usare la gentilezza, la grazia, cose di cui ci siamo troppo dimenticati in quest'ultimo periodo, ma anche nella cura. Non c'era tanta gentilezza anche quando si parla di cancro o quando le donne sono colpite dalla malattia. E invece noi abbiamo deciso di usare parole diverse, parole di dolcezza, parole anche dure, ma insomma con uno spirito che sia di aiuto e di comprensione. E lo abbiamo fatto anche con gli oggetti di cui ci circondiamo e delle cose che proponiamo. E quindi grazie a questa illustratrice pugliese, Valentina D'Andrea, un'artista molto nota, stiamo creando questo quotidiano che ci accompagna nella cura e che ha colpito molto gli americani. In America esiste già una grafica della medicina, una grafica della cura, da noi non ancora, ma è stata notata proprio la nostra. E da chi in particolare? È dall'Università di New York. E adesso prenderemo contatti proprio con delle persone che ci sono state indicate, perché hanno trovato molto molto interessante questo nostro linguaggio.